FVG Tech On Air, pillole di tecnologia alla radio. Ciao Alex e ciao a tutti gli ascoltatori. Oggi parleremo niente po' di meno che TikTok. Ma non parleremo dell'app in sé di TikTok o del social network. Allora, come sapete, nelle ultime settimane TikTok ha avuto un po' di scombussolamenti perché il presidente americano ha detto: da oggi in America TikTok non può essere dei cinesi, quindi ha fatto delle cose, ha fatto in modo che fosse venduta la parte americana di TikTok, si sono messi in mezzo Microsoft, Walmart e un sacco di altre aziende, ma questa è la cosa meno importante. La cosa più importante che oggi scopriremo è che grazie a tutta questa diatriba di TikTok, che non si capisce in quale stato potrà ancora operare, in quale no, se sarà mezzo americano, mezzo cinese, insomma, in questo bailame di cose più più fatte da leggi che da altro, si stanno affacciando sul mercato tutti quanti per fare concorrenza a TikTok, cavalcando l'onda del casino mediatico di questo momento. Allora, TikTok, come sapete, è questa app che fa brevi video soprattutto per farsi quattro risate, cose strane di persone molto giovani. Però la notizia di queste ultime ore è che Google sta tentando di cavalcare l'onda, perché nella sua famosissima app, nel suo sistema di Google Discover, che è quella app o nei telefonini Android, quella schermata con tutte le ultime notizie, tutti i video, gli ultimi migliori video di YouTube e tanti altri contenuti che automaticamente vengono mostrati all'utente, ha introdotto un'icona, un pulsante che mostra un carosello di brevi video, proprio come quelli di TikTok, brevi, al massimo in questa fase 60 secondi. È una feature ancora in via di sviluppo, non tutti ancora possono vederla, ma ad esempio in questo momento mostra il concorrente indiano di TikTok che si chiama Trell, quindi Google mostra i video di questo Trell, che è veramente un concorrente molto importante, solo che è indiano, nonché dei piccoli video, sempre massimo di 60 secondi veloci, di solito fai da te, del progetto di Google che si chiama Tangi o Tanghi, dipende dove siete, come viene letto. E quindi questo servizio ospita altri video veloci. Quindi vedete che per cavalcare l'onda del impatto social, passatemi tutti questi termini, ma i siti americani usano davvero delle parole forti, perché non si era mai visto un social network bandito dall'America se non avesse venduto le sue quote agli americani. Tutti vogliono prendere il posto di questi micro video. Da poi è da notare che anche YouTube, che ovviamente è sempre della famiglia Google, sta lavorando a un concorrente di TikTok che si chiamerà Short. Anche in questo caso, si parla della fine dell'anno, sarà un micro social network di micro video all'interno di YouTube o anche separato. Quindi un'altra cosa si andrà ad aggiungere a Discover, e tutto questo sfruttando i milioni e milioni di utenti che i telefoni Android, ma anche l'app di Google su iOS e iPhone, ha giornalmente Google, appunto. Quindi Google cosa ha pensato? Adesso sparo i micro video di 60 secondi, soprattutto verticali, fai da te, quelli che generano più contatti su altri social network, sulle mie piattaforme, li sparo in maniera push dentro ai telefonini che utilizzano il sistema Discover. In questo modo, credo, tenti di accaparrarsi nuovamente l'utenza molto giovane che è attratta dai video veloci e ne guarda una quantità infinita. La forza di TikTok, oltre al suo algoritmo davvero che pare essere uno dei migliori per proporre i video compatibili con i gusti degli utenti, ha un utilizzo di una fruizione di video davvero velocissima. I ragazzi molto giovani ne guardano una quantità infinita. È ovvio che tutti i grandi player cercano di riprendersi l'utenza giovane, e tutti lo fanno scoppiazzando ovviamente TikTok con questi video. TikTok ne ha veramente di velocissimi, di rapidissimi. Google in questo caso, con questa sperimentazione, si dedica a video fino a 60 secondi. Questo era un po' per spiegarvi cosa sta succedendo nel fantasmagorico mondo dei social network dedicati ai giovani, soprattutto TikTok.
Che dire, io ho finito, quindi Alex, grazie mille, mi trovate su tutti i social network, gabrielegobbo.it se volete leggere qualche mia opinione, per il resto grazie a tutti e un saluto. FVG Tech On Air, pillole di tecnologia alla radio.